tutti, benvenuti nella nostra 13ª lezione del corso di hand lettering e brush lettering. Oggi vi faccio vedere 10 modi per scrivere la lettera K maiuscola e 10 modi per scrivere la lettera K minuscola. Tutte le altre lezioni le trovate in alto a destra nel pallino, in fondo al video nella playlist selection e nell'info box tra appunto i link delle playlist. Vi ricordo ancora che lo stile che vi farò vedere della K della prima riga maiuscola corrisponderà allo stile della prima riga della K minuscola e di tutte le altre prime righe delle scorse lezioni. Quindi, se volete scrivere con lo stile delle lettere della prima riga, basta che guardate la stessa riga in tutte le lezioni e così per tutte le altre righe. Iniziamo subito con le prime 10 K maiuscole. Allora, la K è formata da due tempi solitamente e vi faccio vedere subito cosa intendo per due tempi. Iniziamo a fare la stanghetta verticale creando la nostra classica L. E quindi andiamo a fare questa cosa qui. Ed ora andiamo, non sto qui a spiegarvi le solite L perché i movimenti delle solite L perché ovviamente continuiamo a rifarle. Alla fine avete capito che tutte le lettere sono un incrocio di altre lettere. Quindi in questo caso la L ve l'ho fatta vedere in tantissimi modi. Finalmente nella prossima lezione abbiamo le L. Ma saremo già bravissime nel farlo. Quindi, ok, abbiamo fatto la prima parte verticale ed ora dobbiamo andare a fare le aste oblique. Quindi questa qua è fatta così. È un altro incrocio di altre righe, di altri riccioli. Io ve la rifaccio ancora perché appunto andiamo a fare la nostra L classica, veniamo fuori dall'alto, quindi dall'alto iniziamo, torniamo indietro, passiamo la stanghetta, facciamo questa curva, passiamo la stanghetta, torniamo verso l'alto, facciamo il ricciolo e poi torniamo ancora verso il basso per fare il ricciolo nel senso opposto. Ogni volta che scendiamo, appunto, facciamo la nostra riga più spessa. Vi faccio vedere la prossima. Questa inizia con una L fatta così. E anche qui c'è lo stesso incrocio che abbiamo incontrato qua, ma un pochino più sottile. Quindi così e così. La rifaccio ancora. La prossima è simile a questa, ma un pochino più veloce e più ampia. Quindi così. Invece di fare il ricciolo, in questo caso torniamo indietro, facciamo un micro ricciolo e torniamo indietro. La rifaccio ancora. La prossima è ancora più svelta e lineare perché inizia con la sua astina verticale e invece di fare il ricciolo come qua fa esattamente le due linee oblique, così e così. La rifaccio. La prossima ha la sua bella L iniziale. Così, bella grossa. E poi non fa il ricciolo, è simile a questa, ma finisce con un ricciolino un pochino più marcato. Cioè così. La rifaccio. La prossima fa così. Linea verticale fatta da questo incrocio iniziale di riccioli, di curve.
Ora andiamo in giù con un primo tempo in verticale, in diagonale, con una linea semplice. Ed ora andiamo a fare, invece che una linea diagonale nel senso opposto, andiamo a fare una N. Quindi così. La rifaccio ancora. La prossima è fatta così. Questa sarà appunto la mia astina verticale. Ed ora vado a fare le mie diagonali, che queste qua invece hanno appunto il ricciolino che vanno a incrociarsi con la mia astina che ho appena fatto. Infatti sono fatte così. A questo punto non ci fermiamo, facciamo l'ultimo ricciolo finale. La rifaccio ancora. Scusate, l'avete persa. La prossima è fatta così, quindi abbiamo la nostra prima astina verticale così. Ed ora andiamo a fare le nostre linee diagonali, che invece di fare subito le linee diagonali iniziano e finiscono con due riccioli, quindi così e così. La rifaccio. La prossima ha sempre la sua bella L che va a formare l'astina. Questa qua ha una linea diagonale semplice e una linea diagonale con ricciolo. La rifaccio ancora. Linea diagonale semplice, linea diagonale con ricciolo. L'ultima K maiuscola è la più semplice di tutti. Appunto la sua linea verticale un po' inarcata, poi le due diagonali, invece di arrivare a metà lettera, la prima arriva a un terzo, quindi fa così, e poi scende arricciandosi verso l'alto. Quindi la rifaccio, inarco un pochino, scendo e scendo ancora verso l'alto. Queste erano le nostre 10K maiuscole. Ora facciamo le 10K minuscole. Allora, la prima, anche lei inizia con la sua bella L. Ed ora dobbiamo fare una R. La R che andrà a creare appunto le due diagonali per fare appunto la lettera. Quindi così e così. La rifaccio. R. La prossima ha la L al contrario. E qua siamo più bassi, facciamo appunto la prima diagonale verso il basso, l'altra ancora nel senso opposto, ma invece di concludersi qua andiamo verso l'alto. Quindi così. La rifaccio. La prossima è molto veloce, infatti è fatta così e così. La rifaccio. La prossima ha la nostra L inizio di lettere simpatico, perché? Perché è quella fatta così. E a questo punto andiamo a fare la nostra R, quindi così. La rifaccio ancora. La prossima ha ancora la nostra grandissima L, fatta così,
e qua andiamo, non tocchiamo il fondo, stiamo più alzati e dobbiamo fare un mini incrocio, cioè questo movimento, così. Ve la rifaccio ancora. La prossima grandissima L di astina ed ora una R piccolina, la più piccola di tutte, quindi così e così, la rifaccio. La prossima ancora è il nostro incrocio simpaticissimo, che io continuo a sbagliarmi nel farlo, quello fatto così. Ed ora andiamo a fare, a tornare in su e creiamo la prima asta e poi scendiamo con una V e facciamo la seconda asta. La rifaccio ancora. La prossima, grande L, che finisce dritta. Ed ora andiamo a fare un'altra curva, cioè due linee diagonali che formano una curva. È un'altra L minuscola, così. La rifaccio. La penultima è fatta così. E poi, come stanghina finale, dobbiamo fare una V. Rifaccio. La prossima è una R praticamente. Quindi la facciamo così. E a questo punto andiamo a fare la nostra R molto ampia. Cioè, così. La rifaccio. E queste qua erano le mie 10 K minuscole. Abbiamo terminato anche questa lezione, vi do appuntamento a mercoledì prossimo per la prossima lezione. Vi ricordo ancora che tutte le altre lezioni le trovate in fondo al video, nella playlist selection, nel puntino in alto a destra e nella info box. Ciao a tutti, al prossimo video!